Avere un viso sempre possibilmente bello, disteso e luminoso, stiamo per parlare di questo, per occuparci di questo con degli esperti. Intanto il professor Valeriani, che conoscete, chirurgo estetico. Caro professore, ben ritrovato, buongiorno. E poi qui a fianco a me il signor Veronesi, che è un imprenditore proprio specializzato in tutti quelli che sono i macchinari che riguardano tutto il mondo dell'estetica. Esatto. Dico bene, buongiorno, benvenuto anche buongiorno a lei. Abbiamo poi le nostre modelle, abbiamo un estetista, buongiorno. Allora, vedo qua intanto dei macchinari, di che cosa ci vuole parlare, che cosa ci propone? Bene, in termini di pelle la fase fondamentale è l'igiene, l'educazione alla cura della pelle, del mantenimento della salute della pelle, e abbiamo delle tecnologie che sviluppano determinate fasi. Abbiamo Skin Life, che significa letteralmente vita della pelle, sì. Determina una fase di pulizia profonda della pelle mediante ultrasuoni e un'esfoliazione. Successivamente è possibile utilizzare un manipolo che determina la veicolazione dei principi attivi per far penetrare maggiormente i funzionali dei cosmetici, stimolate da delle luci, che sono delle luci di fotobiomodulazione, in quanto i colori stimolano le funzioni fisiologiche. E la terza fase viene effettuata con una fase di tonificazione sui muscoli pellicciali del viso, che sono i muscoli superficiali, mediante un manipolo specifico con un colore adeguato per la stimolazione. Perciò ecco, l'effetto abbiamo le tre poi fasi. Globale, eh? L'effetto globale è una pulizia profonda della pelle, è possibile anche favorire la fuoriuscita di punti neri, di comedoni, una pelle luminosa, liscia e idratata, che si mantiene giovane. È un trattamento in fase di prevenzione e educazione che mantiene stimolata l'epidermide, e funziona molto bene, idrata ed è indicata a tutti i tipi di pelle. Ecco, questo l'avrei chiesto, se è indicata a tutti i tipi di pelle, poi le chiederò quanti trattamenti sono necessari affinché si possano cominciare a vedere dei risultati fin tangibili. Fin dal primo, un'azione di pulizia, perciò l'igiene e la luminosità e l'esfoliazione immediata, mi scusi. Io approfitto del nostro luminare, professor Valeriani. Allora, grazie. Oltre ai buoni trattamenti, che abbiamo visto si possono e si debbono fare, però convive anche la medicina estetica. Noi abbiamo qui la nostra modella. Quali sono, lei immagino che non abbia bisogno. La modella è carina, non ha bisogno però di però quali nulla. Sono gli interventi come, per ridurre le rughe del viso? Come esempio, le rughe che si formano sulla fronte e quelle perioculari possono essere ridotte con delle punturine localizzate di acido ialuronico. Così come la ruga classica, la parentesi del sorriso, e queste, le rughette sotto l'angolo del labbro, che si chiamano rughe della marionetta. Anche quella sulla fronte, quando uno aggrotta la fronte. Quella della la ruga del pensiero, come dico io scherzando, si giova più di tutto del Botox, la tossina botulinica che distende questa muscolatura e quindi distende la ruga. Queste punturine hanno qualche effetto, qualche queste controindicazione? Queste punturine innanzitutto devono essere di prodotti naturali, cioè di acido ialuronico, che però viene riassorbito nel tempo e quindi vanno ripetute una o due volte l'anno. Attualmente ci sono diversi tipi di acido ialuronico, quindi a secondo le zone del volto bisogna usare il prodotto giusto per avere il massimo ecco, ma risultato. Ma come siamo sicuri del prodotto giusto? Come facciamo a essere certi? Purtroppo di è la professionalità dell'operatore, però bisogna fidarsi. Dico che ci possiamo fidare perché in realtà in Italia esistono delle ottime scuole e i colleghi sono cercare di livello andare elevato. Dalle persone giuste. Sì. Allora, dicevo, invece, signor Veronesi, quando insomma abbiamo necessità di rivitalizzarla la nostra pelle, qualora avessimo insomma il viso un po' stanco, un po' stressato, che cosa possiamo fare? Le macchine ci possono venire in aiuto anche per questo? Assolutamente sì. Dopo la fase di preparazione, per poter intervenire più in profondità e determinare un trofismo anche del tessuto migliore, Recipient Force determina una calore endogeno, porta a una vascolarizzazione interna che determina una riattivazione profonda, una ristrutturazione delle fibre collageniche e dell'elastina, che determina un tono muscolare maggiore e una profonda diminuzione delle rughe, e ha un effetto proprio profondo. Le cure vengono poi sostenute sempre da dei funzionali che vengono utilizzati con dei principi attivi particolari, perché le cure durano una settimana e abbinata per ogni settimana ci sono le specifiche di utilizzo con dei prodotti specifici. E si procede per un percorso che assolutamente poi interessante. Per aumentare i risultati. Professor Valeriani, abbiamo parlato di acido ialuronico, lei ci ha detto anche con quanta frequenza vanno effettuati questi trattamenti per le rughine, ma esiste per esempio una sostanza che ci garantisce un effetto permanente per non dover ricorrere ogni 12 mesi al grande clinico? Il problema dei filler, cioè degli iniettivi permanenti, è un problema molto delicato. A mio avviso va riservato soltanto alla chirurgia ricostruttiva e non all'estetica, perché ci possono essere delle gravi forme di allergia che sono difficili da trattare anche da chirurghi esperti. Quindi il permanente nell'ambito dell'estetica non deve esistere.
Ecco, professore, io insomma la stimo, la conosco da tanti anni, le chiedo, Cindy Crawford ha appunto dichiarato che lei per rimanere bella ha dovuto e deve fare molto uso di botulino. Che cosa ne pensa riguardo questa sostanza che comunque insomma... L'uso ancora... deve essere sempre giusto, cioè non eccessivo, con le giuste cadenze. E sicuramente questi prodotti sono sicuri, però è importante che il paziente al termine del trattamento abbia una dichiarazione da parte del medico con una targhetta del prodotto adoperato, in maniera che qualsiasi problema si possa gestire. Perfetto, vi ringrazio. Grazie a lei. Grazie al professor Valeriani, signor Veronesi. Grazie.